Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Ha inizio la cerimonia in occasione dei 90 anni della Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori. Prende la parola il sindaco della città metropolitana di Milano, dottor Giuseppe Sala. Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente dell'Istituto Nazionale dei Tumori, signore e signori, permettetemi di uscire rapidissimamente dal protocollo, ma solo per ricordare una grande milanese che è mancata stamattina presto, Inge Feltrinelli. Grazie, perché avete già interpretato il mio pensiero, perché conoscendo Inge, che sorrideva sempre, certamente piuttosto che un minuto di silenzio avrebbe voluto questo applauso. È stata una milanese come quasi tutti noi, adottata dalla città, e ha dato il suo contributo alla nostra vita. Ma siamo qui a parlare di uno dei grandi, grandissimi valori della città, dell'Istituto Nazionale dei Tumori, che raggiunge il traguardo di 90 anni e quindi è una circostanza solenne e significativa per l'Istituto certamente, ma per tutta Milano e per il nostro Paese. Questa comunità di scienza ha attraversato diverse generazioni, ma ha sempre guardato lontano, seguendo gli intendimenti di fondatori insigni e illuminati, che allargarono lo sguardo alla ricerca e alla sperimentazione internazionale, conquistando decennio dopo decennio traguardi di conoscenza, di cura e di sviluppo scientifico degni di una grande realtà europea. E la sua presenza oggi a Milano, signor Presidente, fa onore all'Istituto e alla città ed è per tutti noi motivo di incoraggiamento verso nuovi traguardi. Ma mi permetta anche di dirle, signor Presidente, che Milano oggi più che mai vede in lei l'alto rappresentante di molte migliaia di italiani che qui hanno trovato un riferimento sicuro, fondato sul primato scientifico e allo stesso tempo su una profonda umanità. In questo istituto Milano riconosce se stessa, la propria capacità di innovare, a volte anche di gettare il cuore oltre l'ostacolo, così come la propria generosità. Questa è una città dove ci si accorge sempre dell'altro, del suo bisogno, dove ci si mette all'opera per sollevare e per dare speranza senza domandarsi chi si è ammesso o non si è ammesso al nostro aiuto, ma domandandosi piuttosto come aiutarlo al meglio per restituirgli fiducia del domani. Agli inizi del Novecento l'Istituto dei Tumori è stato il luogo di nascita della moderna oncologia italiana. Lo sappiamo tutti, ma era un'epoca in cui non solo in Italia, ma in Europa non esistevano presidi di cura e ricerca specializzata. Un'epoca in cui il cancro era per tutti il male oscuro. Qui si è accesa una luce che in 90 anni ha diffuso nel Paese le migliori pratiche di contrasto alle malattie neoplastiche e ha connesso l'Italia alla grande ricerca internazionale. La gratitudine orgogliosa di Milano va oggi perciò alle grandi personalità milanesi di origine o di adozione che hanno curato la costruzione e la crescita di questo istituto. Luigi Mangiagalli e Pietro Bucalossi sono stati anche sindaci emeriti di epoche diverse, ma è di identica ispirazione e lungimiranza, e poi grandi oncologi come Umberto Veronesi e Gianni Bonadonna, uomini che hanno onorato la Milano della scienza e hanno coltivato il loro sapere anche come strumento di progresso civile. Ma Milano è al tempo stesso orgogliosa delle centinaia di ricercatori, medici, studenti, volontari che nel tempo hanno generato un modello eccezionale di lotta alla malattia. Un modello fatto di specializzazione scientifica, ma anche di sintesi, di visione complessiva della patologia, di attenzione alla persona, che resta tale anche
e soprattutto quando conosce la malattia e il suo dolore. Signor Presidente, signore e signori, l'Istituto Nazionale dei Tumori è oggi, a 90 anni dalla sua fondazione, il primo istituto di ricerca e cura del Paese in campo oncologica. La sua natura pubblica gli ha consentito e gli consente una collaborazione aperta con centinaia di realtà di ricerca e studio in tutto il mondo, università, imprese e centri di cura. Il nostro dovere, il nostro personale, delle istituzioni locali e nazionali presenti oggi, è dare un futuro di sviluppo ancora più solido all'Istituto dei Tumori. Il fine è il medesimo di sempre: far crescere una grande iniziativa al servizio dell'uomo, della comunità, della salute, della scienza e naturalmente dell'Italia. Di un'Italia che merita investimento, passioni, certezze. In tutto questo Milano c'è e continuerà ad esserci. Grazie. Prende la parola il presidente della Regione Lombardia, avvocato Attilio Fontana. Signor Presidente della Repubblica, signor Sottosegretario, signor Sindaco, signore e signori tutti, è per me oggi un grande onore poter portare all'attenzione della più alta carica dello Stato l'eccellenza dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano in occasione del suo compleanno. L'Istituto dei Tumori, come gli altri istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, cosiddetti IRCCS, è una felice intuizione del nostro sistema sanitario. Partiamo dal concetto che, oltre alla ricerca di base, si debba sviluppare una ricerca che va dal laboratorio al letto del paziente e che per portare avanti questa ricerca la cosa migliore sia poter avere nello stesso contesto clinico medici e ricercatori. In pratica l'assistenza dà informazioni e casi utili per fare ricerca e la ricerca permette di sperimentare farmaci o cure che possono essere utili per i pazienti. Di qui anche l'interesse dell'università per gli IRCCS, perché dove c'è sia assistenza sia ricerca si possono formare medici migliori. Uno dei temi che ritengo più importante quando penso a un istituto di ricerca è l'ambizione di poter dare ai ricercatori un futuro stabile. Arruolare a tempo indeterminato profili di ricercatori, statistici, data manager per l'esecuzione dei progetti è condizio per cui si garantirebbe a sistema una continuità di lavoro che ne guadagnerebbe in qualità. In un sistema ospedaliero, quello lombardo che è riconosciuto a livello internazionale come il più forte, il più attrattivo, gli IRCCS sono uno strumento per migliorare la nostra eccellenza in chiave soprattutto di ricerca biomedica. Ma non esiste eccellenza scientifica senza le menti che le diano le basi e la alimentino. L'Istituto dei Tumori in particolare è proprio questo, un mondo dove l'oncologia non è solo nata, ma è anche cresciuta e divenuta vocazione e motivo di sfida per i nostri medici. Un mondo dove la scienza lascia spazio all'umanità e l'umanità si permea di scienza. L'Istituto dei Tumori è fatto prima di tutto di persone che con abnegazione ne fanno ogni giorno l'eccellenza che gli viene riconosciuta a livello internazionale. È anche il luogo dove, oltre a fare ricerca per combattere quello che, come ha già ricordato il sindaco Sala, 90 anni fa veniva conosciuto come il male oscuro, il fattore umano dei professionisti che vi lavorano concorre a realizzare, già da prima della riforma del sistema sociosanitario regionale, quella presa in carico de facto del paziente oncologico che viene seguito compiutamente nel suo intero percorso di cura. Ecco perché oggi vi invito a guardare con attenzione negli occhi dei pazienti, in quelli dei loro medici. Lì, nella profondità dell'animo umano, si possono cogliere infatti la passione e l'impegno che fanno di questo luogo
definito raro e stravagante, una definizione che prendo in prestito dal libro che ho avuto l'onore di omaggiare al Presidente, una realtà dove la sfida alla malattia è una tensione all'amore per la vita, ornata a volte da una paradossale ironia che può semplicemente racchiudersi nella frase «Ah sì, ma qua se non sono speciali non li vogliamo», frase che viene pronunciata in questo libro da un medico parlando di un tumore. Grazie, signor Presidente, per aver dato alla Lombardia l'opportunità di presentarle questo che io ritengo un vero miracolo. Grazie ancora. Prende la parola il presidente della Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori, dottor Enzo Lucchini. È un privilegio e un grande onore accogliere presso la nostra struttura il Capo dello Stato, Presidente Sergio Mattarella. È una visita importante che corona egregiamente una serie di eventi che dal 12 di aprile, ricorrenza dell'inaugurazione del nostro istituto nel 1928, hanno rappresentato momenti di riflessione e di confronto sui progressi dell'oncologia. Benvenuto, signor Presidente, e grazie. Benvenuta anche alla signora Laura Mattarella e grazie per la sua presenza. Colgo l'occasione per rivolgere un cordiale saluto al Sottosegretario di Stato alla Salute, onorevole Maurizio Fugatti, al Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al Sindaco di Milano, Giuseppe Sale, a tutti i presenti, autorità civili, religiose e militari, ai ricercatori, ai volontari, ai medici, agli operatori e ai dipendenti dell'Istituto, che qui rappresentano tutti coloro che fanno progredire le cure con la loro intelligenza, la loro passione e il loro immenso e impagabile lavoro. Sono lieto di darvi il benvenuto all'Istituto Nazionale dei Tumori in una ricorrenza importante per la nostra fondazione, ma io credo che la stessa ricorrenza sia importante per la città, per la regione e per tutto il nostro paese. Quest'anno l'Istituto Nazionale dei Tumori compie 90 anni e fin dall'inizio l'Istituto si è imposto nel panorama sanitario con una connotazione particolare e peculiare, ospedale monospecialistico oncologico. L'oncologia italiana è nata qui, l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, infatti, è stato il primo centro in Italia ad affrontare organicamente il male oscuro, termine con il quale lo scrittore Carlo Emilio Gadda definì il cancro nel suo romanzo La cognizione del dolore. Fin dalla sua istituzione, 12 aprile 1928, l'Istituto Nazionale dei Tumori è nato esclusivamente per la cura dei malati oncologici, ispirandosi innovativamente, con una lungimiranza veramente encomiabile, al binomio ricerca e cura. E così, fin dalla sua costituzione, ha svolto in coerenza con la programmazione nazionale, regionale, attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica e sanitaria di tipo preclinico, clinico e traslazionale, confermandosi ancora oggi quale centro di riferimento nazionale interamente dedicato all'oncologia. Oggi INT è un IRCCS, un istituto di cura e di ricovero a carattere scientifico pubblico. Il binomio ricerca e cura ha rappresentato, come ho detto, la lungimirante intuizione del fondatore, dei fondatori, e ci ha permesso di contribuire alla cancellazione, questo binomio ci ha permesso di contribuire alla cancellazione dell'aggettivo incurabile e di diventare protagonisti in un cambio di paradigma epocale che ha visto il male cosiddetto incurabile trasformarsi in male curabile e oggi guaribile. Oggi si sta finalmente assistendo a un costante incremento della percentuale di persone che sopravvive dopo una diagnosi di tumore. È un'intuizione, il binomio ricerca e cura, ancora attuale, la cui osservanza ci può rendere fiduciosi sul raggiungimento di traguardi sempre più positivi. Si cura meglio dove si fa ricerca. Nell'arco di questi primi 90 anni di storia
dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, la ricerca e l'innovazione nelle pratiche curative che sono state svolte all'interno dell'Istituto sono sempre state mantenute a livelli d'avanguardia, tanto da rappresentare spesso lo start ai cambiamenti nella diagnosi e nella cura dei tumori. Qui sono state fatte scoperte scientifiche importanti che hanno rappresentato vere e proprie pietre miliari nella storia dell'oncologia mondiale. L'Istituto Nazionale dei Tumori per questo motivo ha anche meritato il titolo di culla di giganti, perché ha visto operare al proprio interno i giganti dell'oncologia nazionale e internazionale. Una storia di successi, quella dell'Istituto, in un mix equilibrato di scienza e di tecnica, ma anche di umanizzazione delle cure, come ci hanno insegnato appunto i giganti dell'ecologia, dell'oncologia, che hanno esercitato qui la loro attività. Non ultimi, anche se tra i più recenti, Gianni Bonadonna e Umberto Veronesi, che, tanto per citarne due, che tra gli ultimi giganti hanno lasciato questo insegnamento nei loro scritti ultimi testamento. Ma celebrare i 90 anni dell'Istituto Nazionale dei Tumori non vuol dire volersi consacrare a museo della storia dell'oncologia. Vuol dire invece ricercare ed aver individuato un continuum storico di motivazioni e metodi che ci ha consentito di ottenere attribuzioni e appartenenze di eccellenza clinico-scientifica nell'attualità e che possono essere propellente per il nostro viaggio nel futuro dell'oncologia. Passato, presente e futuro, quindi. Dunque, nel passato, le ragioni dell'eccellenza attuale e la premessa delle conquiste future. Sì, perché grazie all'impegno di oltre 2.000 persone che qui svolgono quotidianamente la loro attività, di cui 540 dedicate alla ricerca, l'INT è oggi un IRCS, uso gli acronimi, è oggi un IRCS valutato al primo posto dal Ministero della Salute tra i 12 IRCS oncologici del nostro Paese. Una conferma del suo essere polo di eccellenza per le attività di ricerca preclinica, traslazionale e clinica, di assistenza ed epidemiologica. È stato classificato anche come centro di riferimento nazionale e internazionale, sia per i tumori a maggiore incidenza, sia per quelli rari e pediatrici. L'Istituto è classificato come Comprehensive Cancer Center, riconoscimento conferito da OECI, l'Organization of European Cancer Institutes, è coordinatore della Joint Action Europea sui tumori rari, è membro del consorzio Cancer Core Europe, formato dai 7 principali European Cancer Center, è il centro di riferimento regionale dei trapianti epatici nei pazienti oncologici, oltre ad essere ente attuatore della rete oncologica lombarda. L'INT è riconosciuto anche come ente gestore della presa in carico dei pazienti cronici oncologici, come da legge regionale 23 del 2015, ed è diventato polo oncologico universitario. Si tratta appunto di appartenenze e attribuzioni significative che attestano l'elevata scientificità e appropriatezza della ricerca e dei trattamenti svolti all'interno dell'INT. Testimoniano queste appartenenze e attribuzioni anche l'assoluta validità della ricerca svolta in ambito pubblico, ma anche l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato in una dinamica possibile che è quella della sussidiarietà. Infine, sono appartenenze e attribuzioni, vorrei ancora sottolinearlo, che confermano un caposaldo dell'INT, come di ogni IRCS, la libertà di ricerca e l'equità di cura e assistenza garantite a tutti i pazienti in un tutt'uno col nostro costante impegno nell'assicurare la migliore attenzione agli ammalati e alle loro famiglie. Quest'ultimo risultato in particolare non sarebbe stato possibile senza il prezioso contributo delle numerosissime associazioni di volontariato che qui quotidianamente operano e che si contraddistinguono per spinta solidaristica, per professionalità formata e per la capacità di presidiare un bisogno che è quello della migliore qualità di vita possibile per il paziente, altrimenti difficilmente garantibili. Una caratteristica che ci contraddistingue, a riprova ancora una volta, dell'importanza da noi attribuita al perseguimento dell'umanizzazione delle cure. In questo nostro excursus tra passato, presente e anche futuro, non possiamo scordarci dei benefattori dell'epoca che hanno reso possibile la fondazione di questo istituto.
ma che sono stati anche il germe di quel movente solidaristico che continua tutt'oggi ad attivarsi spontaneamente a supporto dell'INT. Mi riferisco e ringrazio in particolare ai lasciti e alle donazioni che si sottolineano il ruolo importante che il privato, che i cittadini privati hanno nel finanziamento dei progetti di ricerca. Solo per dare una cifra un po' arida, ma importante e consistente, per quanto riguarda le donazioni attraverso il 5 per 1000 nel biennio 2016-2017 sono stati allocati in totale 5 milioni di euro che sono stati destinati a diversi progetti, alcuni dei quali sviluppati dai giovani ricercatori, il nostro futuro. I ricercatori oggi sono riuniti nel 60° congresso della SIC e che equivale al 60° anniversario della fondazione della SIC, la Società Italiana di Cancerologia, una società italiana che raccoglie i ricercatori sul cancro italiani, fondata nel 1952 in questo istituto. Sono la nostra linfa vitale i giovani ricercatori e i ricercatori, e lo saranno anche nel nostro futuro. La ricerca, pur in un contesto difficile, ha fatto passi da gigante e continua a segnare tappi importanti nella lotta al cancro, nonostante la capacità di questi, del cancro, di mutare e resistere alle terapie. Una ricerca perciò sempre più tecnologica, ma anche sempre più centrata sul singolo paziente, che ha bisogno di dati e informazioni per la migliore personalizzazione dell'intero ciclo di cure e di assistenza. Una ricerca in continuo divenire, che impone aggiornamenti e cambiamenti e del cui perseguimento si chiama anche città della salute e della ricerca, il nostro immediato futuro. Non è un semplice trasloco la città, la futura città della salute e della ricerca. Non è un semplice trasloco in un nuovo edificio, ma la realizzazione di un sistema pubblico integrato di funzioni complesse e di eccellenza clinica e scientifica in campo oncologico e neurologico. Sarà la Silicon Valley della sanità. L'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, insieme al neurologico Besta, alle università milanesi Bicocca Statale e Bicocca, costituiranno un grande hub pubblico di ricerca e cura a livello europeo, rafforzando così percorsi di ricerca comune e aumentando la probabilità di passi in avanti di successo. Oggi, e mi avvio a concludere, la presenza del Capo dello Stato ha reso ancora più bello ed indimenticabile questo anniversario, molto importante per l'Istituto dei Tumori, ma ritengo importante anche come anniversario per l'intero Paese. La sua presenza, Presidente Mattarella, è per noi non solo motivo di orgoglio, ma anche un incitamento, uno stimolo a proseguire sulla strada tracciata in questi decenni, e ci ricorda che tutti insieme, istituzioni pubbliche e private, associazioni e cittadini, soprattutto in un momento congiunturale di oggettiva difficoltà per i sistemi sanitari pubblici e per la ricerca e l'innovazione, può consentirci di scrivere nel nostro Paese una storia di progresso umano e scientifico. In questo senso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano risponde presente alla chiamata, Presidente Mattarella, e lo fa come da 90 anni a questa parte. Grazie Presidente. Desidero aggiungere soltanto poche parole a quelle pronunziate dal Sindaco, dal Presidente della Provincia, della Regione, che ringrazio molto. Stiamo ricordando i 90 anni di questo istituto, che anche su questo versante sottolinea come la Lombardia e Milano siano per il nostro Paese un punto fondamentale di guida, di orientamento e di approfondimento. Le considerazioni fatte dal Presidente della Regione e dal Sindaco sono significative. Io vorrei aggiungere soltanto poche parole, ringraziando il Presidente Lucchini per la sua presentazione e rivolgendo un saluto a tutti i presenti, alle autorità, al Sottosegretario alla Salute. Il Presidente Lucchini ha ricordato alcuni dati importanti
profondamente importanti della storia di questo istituto e della sua, del suo contributo al nostro Paese oggi proiettato nel futuro. Vi sono 90 anni di vita e di storia, sono importanti, sono stati contrassegnati da una serie di protagonisti che hanno via via fatto accumulare a questo istituto un patrimonio di contributi, di esperienza, di approfondimento, di impegno, di passione che lo ha reso un patrimonio nazionale. Gli oltre 2.000 operatori che vi lavorano. Vorrei aggiungere qualche altro dato ulteriore che benché conosco. L'anno passato questo istituto ha avuto oltre 18.000 ricoveri. Ha elaborato e pubblicato, se non ricordo male, oltre 650 studi clinici attraverso i suoi centri di ricerca, che sono i suoi laboratori di ricerca, che sono quasi 30, sono 27 se non ricordo male. È un patrimonio che si riversa sui due versanti, della cura e della ricerca. Ed è un patrimonio del nostro Paese. Non è un caso che tra gli oltre 18.000 ricoverati dell'anno passato una larga parte veniva da ogni parte dell'Italia. Anche in questo Lombardia e Milano si manifestano un punto di attrazione, di riferimento per tutto il nostro Paese. Ma tutto questo, questo impegno, questa grande attività, questa eccellente e straordinariamente benemerita attività dell'Istituto si basano da un lato sulla, non si basano soltanto sulla alta professionalità, sull'attitudine alla ricerca, alla applicazione dei risultati della ricerca, ma si basano anche sulla passione, sulla dedizione, sull'impegno generoso che viene spiegato e, come ha ricordato il Presidente Lucchini, viene integrato dai tanti volontari e dalle fondazioni che hanno fatto nella storia di questo istituto hanno svolto un ruolo fondamentale di contributo e di sostegno. L'istituto, ho avuto poc'anzi l'opportunità di visitare quella cittadella particolare che è il reparto di pediatrico e di fermarmi sulla soglia dell'hospice di cure palliative, che segna anche qui la frontiera della civiltà, dell'accoglienza e della premura nei confronti del malato che in questo istituto sviluppa così efficacemente. Tutti questi impegni, questi fronti e gli altri, che tra l'altro ben conosco in questo istituto e nei suoi tanti reparti di eccellenza, non sarebbe possibile, ripeto, senza questa passione e questa generosa dedizione di coloro che vi operano. E su questo vorrei concludere questo breve saluto, per ringraziare tutti coloro che operano in questo istituto, i medici, l'intero personale infermieristico, tutto il personale, gli amministrativi, nei vari settori e versanti che contribuiscono alla vita dell'istituto, e il mondo del volontariato e dei donatori, che lo affianca, lo sostiene e lo integra. Tutto questo merita la riconoscenza del nostro Paese ed è quella che qui voglio esprimere, dicendovi un grazie e un forte augurio per la vostra attività, per il vostro futuro.